Siamo di nuovo con Simone Sollazzo, consigliere comunale qui a Milano. Siamo sotto l'ambasciata americana, non a caso, scusate il consolato ovviamente americano, non a caso qui a Milano. Oggi è il 4 luglio e ieri era una giornata molto importante. Simone. Sì. Ieri è stato il 50° compleanno di Julian Assange. Io vi devo dire che sono un po' triste di avere questo primato, di essere l'unico esponente comunale a occuparsi ancora di questa istanza, perché ci siamo conosciuti 2 anni fa in occasione della presentazione della mozione per Julian Assange e dopo 2 anni le cose non sono praticamente cambiate, non c'è stato l'interesse e il coinvolgimento di nessuna forza politica, ma ciò nonostante siamo andati avanti a lavorare grazie ad altri attivisti, associazioni come il Comitato di Liberazione di Julian Assange e altri amici di tutta Italia che sono andati avanti a fare azione di sensibilizzazione. Ho una notizia parzialmente positiva da darvi, che siamo riusciti a inserire la mozione nel programma dei lavori e contiamo di poterla discutere entro questo mese di luglio, che rappresenta un po' la fine della consigliatura, è l'ultimo periodo utile per poter discutere la mozione. Nello stesso tempo siamo in contatto anche con gruppi parlamentari che stanno vivendo lo stesso tipo di ostruzionismo a livello parlamentare, però noi non molliamo, cerchiamo di andare avanti a fare la nostra attività divulgativa online e nello stesso tempo cercheremo adesso di far emergere la verità anche in aula consigliare del Comune di Milano, perché a questo punto le forze politiche dovranno prendere necessariamente una posizione e esprimere un parere che sia positivo o negativo, ma dovranno assumersi le responsabilità politiche di queste scelte, anche perché, lasciatemi dire, ci siamo espressi per personaggi che meritano sicuramente rispetto e attenzione, come Zaki, come Regeni. Ma perché tutto tace quando si parla di Assange? Allora, è inutile parlare di democrazia, libertà di espressione, trasparenza e poi per un'occasione di questo tipo si avanzano scuse che sono sinceramente patetiche, perché secondo molte forze politiche Julian Assange non ha una ricaduta sulla cittadinanza milanese. Noi invece diciamo che la trasparenza, la libertà di espressione è un problema milanese, è un problema di tutta l'umanità e io personalmente me ne faccio carico già da domani in aula per ricordarlo fino, speriamo, alla discussione prossima di questa mozione. Grazie comunque per quello che fate e per la divulgazione e la sensibilizzazione che facciamo tutti quanti insieme. Grazie a te Simone. Grazie a voi. Aggiungiamo giusto una cosa, se puoi spiegare in poche parole in cosa consiste la mozione che hai presentato. La mozione consiste semplicemente nell'impegnare l'amministrazione comunale a avviare una comunicazione ufficiale rivolta al Parlamento italiano per prendere una posizione sul caso Assange e dare vita a tutte le iniziative possibili per sensibilizzare verso la scarcerazione immediata o comunque velocizzata di Julian Assange e soprattutto anche coinvolgere Palazzo Marino con un gesto simbolico, come è stato fatto proprio per Regeni e altri, in cui si mostri come Milano è sensibile a questa istanza. Quindi è una, diciamo, mozione che prevede 3 punti principali, che sono questi, e quindi ci affidiamo, diciamo, ci rimettiamo nelle mani del governo italiano, ma non solo, anche del Parlamento europeo, quelle istituzioni che hanno maggiore incidenza nella politica internazionale.